Ecco qua. Bene, ci siamo. Come vi avevo promesso, sarei partita con i video che avrei chiaramente letto perché questo fine settimana mi sono dedicata a fare gli oroscopi. Sembro molto seria, vero? Lo sono. Comunque, vi dico subito, allora, per la settimana dell'Ariete che va dal 9 agosto al 15 agosto 2021, iniziamo subito con delle storie, delle avventure. Avventure amorose. L'Ariete parte questa settimana con un qualcosa di positivo, ok? Perché? Perché inizia a far battere il cuore. Ma non focalizzatevi su questa storia. È una storiella, sono dei flirt, è un qualcosa che vi fa stare bene. E ecco, l'estate, siamo nel periodo estivo, ci sono queste avventure, iniziano, comunque sia, finiscono. Sono delle relazioni che comunque non saranno di lunga durata, ma saranno comunque di breve durata. La settimana porta a riflettere tantissimo sia su di noi, perché possiamo essere noi delle persone che non siamo abituate a interagire con gli altri, o porta a riflettere su chi abbiamo incontrato, chi stiamo frequentando, perché probabilmente la persona che stiamo frequentando non è una persona capace a interagire con gli altri, non è una persona sensibile. Ma può essere una persona legata al materialismo, ha degli interessi, è tutt'altro che una persona, è tutt'altro una persona che ha voglia di creare una relazione stabile, una relazione seria. E quindi questa settimana porta tanto a riflettere o su noi stessi o su chi stiamo frequentando. È sempre buono guardarci dentro. È sempre buono valutare noi come valutare anche gli altri, perché focalizzandoci anche sugli altri, osservando i comportamenti, il modo di pensare degli altri, noi possiamo comunque apprendere tante cose e possiamo anche crescere noi a livello interiore, quindi possiamo sempre di più migliorare, perché no? Ci porta a riflettere per non cadere negli stessi errori, quindi deduco che è a riflettere con noi stessi. Riflettiamo per non cadere negli stessi errori, per non tornare a rifare le stesse cose che magari abbiamo fatto in passato. Chi è al nostro fianco, ripeto, potrebbe avere degli interessi che non equivalgono agli interessi che abbiamo noi. Ricordate che il punto di riflessione, ve lo sottolineo perché credetemi per esperienza personale, il punto di riflessione è molto importante. Avete delle discussioni, ci possono essere delle discussioni di persone dove non siamo gradite, persone che possono tramarci alle spalle. E che nell'eventualità infondono pettegolezzi e quindi magari ci aspettiamo, non so, un ritorno di qualcuno, un qualcosa, stiamo forse attendendo delle novità o più che altro il ritorno di qualcuno, questo può essere più probabile, dove purtroppo mi dispiace dirvelo, questo ritorno non ci sarà, non per il momento, assolutamente. C'è qualche difficoltà, perché capisco perfettamente che chi si aspetta magari nell'amore, nei sentimenti, se qualcuno ha lasciato qualcuno, ha lasciato il compagno e aspettiamo che torna e vediamo che questa cosa non avviene, capisco perfettamente che fa male. Non vi preoccupate, focalizzatevi già per un futuro. Focalizzatevi già a guardare il vostro futuro, a guardare la vostra strada, perché voi siete importanti più di chiunque altro. Dimentichiamo quello che è successo, ok? Godiamoci, ripeto, l'estate, godiamoci questo flirt, dimentichiamo assolutamente quello che è successo, o meglio, penso che vi sto chiedendo troppo.
E cerchiamo di dimenticare quello che è successo, ok? Guardiamoci dentro, analizziamoci e pensiamo al nostro futuro, perché noi siamo importanti, importanti per noi stessi, per la nostra crescita e per la nostra evoluzione. Grazie amici dell'Ariete e ci rivedremo la prossima settimana.